Eccola qua, cari amici. Belen Rodriguez. Vedete che c'è scritto qua, come vorrei, Belen Rodriguez. Se uno viene a Roma, si trova in un bar, magari in un bar che si trova nel cuore della Gabbatella, in piazza Augusto Albini, può trovare una rivista come questa, è gratuita, dove c'è Belen Rodriguez, come vorrei, vedete cari amici, la bella Belen Rodriguez, come vorrei, cari amici, come vorrei. Piazza Augusto Albini, nel cuore della Gabbatella. Come vorrei? Allora, cosa dice la bella Belen Rodriguez? La donna che ha stregato l'Italia è tornata con un programma televisivo, un libro fotografico e un destino da imprenditrice. Vorrei, cari amici, è un verbo fatale, cioè è la voce di un verbo fatale, il verbo volere. E il verbo volere ci rinvia alla metafisica di Schopenhauer, il mondo come volontà e rappresentazione. E il mondo, per Schopenhauer, l'universo non altro non è che un'oscura volontà che si perpetua all'infinito. Volontà. E percepire il mondo come volontà. The world as will and idea. Il mondo come volontà e come rappresentazione. Percepire il mondo come volontà vuol dire trovarsi in pieno patriarcato. Non è colpa di Arthur Schopenhauer se la sua filosofia è tutta patriarcale. Dice che il mondo è volontà e il passaggio del saggio è il passaggio alla non volontà, che ci dicono qui è il passaggio del Buddha, il Buddha, il passaggio dal condizionato all'incondizionato. È un verbo fatale il verbo volere, perché poi il verbo volere è strettamente legato al verbo potere. Il verbo potere è strettamente collegato al verbo sapere. Non è un caso che in patriarcato si dica sapere e potere. Sono collegati questi problemi, profondamente patriarcati. Volere. Belen Rodriguez. Come vorrei. Arthur Schopenhauer, il mondo come volontà e rappresentazione. E poi sapere e potere, i verbi del patriarcato. Ma io ricordo quando studiavo Schopenhauer, mi ricordo che si dice che un suo discepolo fece al maestro, al grande maestro Schopenhauer, una domanda semplice, mi disse: maestro, ma se l'uomo, appare sulla faccia della terra l'umanità, la quale si rende conto che noi siamo schiavi della volontà. A questo punto la volontà ha fallito il suo progetto, perché un essere vivente, cioè una specie vivente, si rende conto di essere schiava della volontà. Allora crolla tutta la sua metafisica. E Arthur Schopenhauer, tutto sconsolato, disse: e vabbè, ma io non sono mica venuto al mondo qua per risolvere tutti i problemi. Comunque, vedete cari amici come si può andare lontano? Belen, come vorrei? Tutto perché mi trovo qua, nel cuore della Gabbatella, in un bar, in piazza Augusto Albini. In piazza Augusto Albini, proprio il cuore della vecchia Gabbatella, cari amici. Volere, potere e sapere. Potere e sapere, pensate quanto sono collegati questi verbi. Non è un caso, cari amici, che il mito dell'Eden, il mito del paradiso terrestre,
la cacciata dal paradiso terrestre, il peccato originale, si basi proprio sul desiderio di sapere. Fu Satana, Lucifero, nelle vesti di un serpente, che andò a tentare una donna, andò a tentare la donna, e disse alla donna, a Eva, Eva, poi se sia stata Eva a essere tentata, o sia stato Adamo, un altro paio di maniche, in ogni caso si vede che il serpente, Lucifero, preferisce le donne, preferisce il genere femminile. Gli disse Eva, se tu e Adamo andate a mangiare i frutti dell'albero proibito, dell'albero della scienza del bene e del male, voi diventerete simili a Dio. Eva e Adamo mangiarono i frutti dell'albero della scienza del bene e del male e diventarono simili a Dio. Cioè, Adamo ed Eva cominciarono a procreare volontariamente. E questo è il peccato originale: venire a sapere che la perpetuazione della specie è un atto cosciente, volontario, e prima non si sapeva. Vedete come sono collegate le cose in questa gratuita pubblica web TV on demand, come sono tutte collegate armonicamente. Il matriarcato, la nascita dei bambini, era un atto involontario, inconsapevole. È solo quando arriva il serpente, e Lucifero, vestito da serpente, e nei Midrash c'è scritto il serpente dalla dolce lingua, che tenta, e dice ad Adamo ed Eva, mangiando i frutti dell'albero proibito, sarebbero diventati come Dio. E com'è Dio? Dio crea volontariamente. Dio mette al mondo il creato e tutti gli esseri viventi volontariamente, non involontariamente. E così l'umanità, con la scoperta della funzione dello sperma, a quel momento l'umanità mette al mondo i bambini volontariamente, senza chiedere niente a nessuno, li mettiamo al mondo i bambini senza chiedere niente a nessuno, diventiamo proprio come Dio, che ci ha creati senza chiederci l'autorizzazione di creati. Tutto perché mi trovo in questo bar della Garbatella, c'è Belen Rodriguez. Belen, come vorrei, e siamo passati da Arthur Schopenhauer al mito del paradiso terrestre, del paradiso perduto, alla John Milton. Ok, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, da tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.